Presidente Marsiglio, incontro oggi con i responsabili di Autostrade per l'Italia proprio per visionare il piano degli investimenti anche in vista della prossima stagione estiva che potrebbero creare non poche criticità sulla rete autostradale abruzzese. Sì, dal 9 luglio si interromperanno i lavori, questo ci è stato confermato e garantito ed è una pratica che stiamo seguendo da settimane insieme al Ministero per mitigare l'impatto di questi cantieri. Il problema è che questa è un'autostrada, una struttura vecchia dove per 20 anni non si sono fatti investimenti, non si sono fatte manutenzioni e adesso anche con le nuove normative e nuove scadenze, tutto a un tratto bisogna fare manutenzioni in tutte le gallerie, in tutti i viadotti. E questo inevitabilmente, appena sarà passata, diciamo, la tregua estiva, si ricomincerà e andrà avanti ancora per anni. A maggior ragione per questo ho di nuovo sollecitato una soluzione radicale, vera, che è quella di fare una vera autostrada a tre corsie, quindi ampliando la carreggiata, facendo in parallelo i nuovi tracciati dove la carreggiata non si può ampliare perché il territorio ha bisogno di un'infrastruttura moderna e non possiamo stare 10 anni a fare questa penitenza per ritrovarci comunque un'autostrada con due corsie, senza corsie d'emergenza, in molti tratti, con corsie strette, con tracciato comunque vecchio e superato, in alcuni casi anche pericoloso, non più a norma. No, non bisogna dimenticare che questa è un'autostrada progettata negli anni 60, costruita tra gli anni 60, 70 e i primi anni 80, quindi è una, dopo 40 o 50 anni inevitabilmente bisogna fare qualche cosa di diverso. Il territorio lo richiede, ne abbiamo bisogno per dare sviluppo alle nostre aziende, al nostro turismo, abbiamo bisogno di infrastrutture all'altezza e di infrastrutture più moderne.